musicista che cerca di portare la musica nella vita quotidiana, in mezzo ai discorsi e alle azioni quotidiane di tutte le persone, come possibilità di fruizione, di uso mentale, deve entrare nelle azioni che si possono fare ogni giorno, naturalmente quelle che provocano curiosità, come sfogliare un libro, come cercare nei giornali tra articoli interessanti, come cercare una lista di film da vedere. Anche la musica deve entrare in queste azioni. La mia formazione musicale viene da un ambiente familiare e culturale anche di territorio dove la musica si è inserita piano piano. È stata proprio qualcosa che ha lievitato insieme alla mia formazione. In una cittadina del Veneto come Castelfranco Veneto sono nate scuole di musica, sono nati spazi dove la musica poteva essere eseguita. Non è stata una cosa da raggiungere, non è stata una cosa da copiare o una meta che poteva dare il successo, visibilità. Penso che il tempo sia un momento preciso nel quale si sta vivendo, come le due ali di un aereo. Io sono la carlinga e il tempo sono l'ala sinistra, il passato, e l'ala destra, il futuro. Sono due cose che servono per stare per aria, per poter volare. Non riesco a pensarlo come un programma o come un archivio. La musica è forse l'unica forma d'arte che ha la necessità dello stesso tempo da parte di chi la fa e di chi l'ascolta, altrimenti non può essere vissuta in maniera completa. Non si può perdere un secondo, no? Qualsiasi secondo è necessario perché l'opera sia